Valentina Lattanzio, come state? Oggi vi mostrerò il mio allenamento durante la quarantena. Purtroppo non si può uscire, ma per fortuna ho un terrazzo a mia disposizione, quindi qualche esercizietto posso farlo anche sul terrazzo. Prima di tutto dobbiamo riscaldarci, perché sennò rischiamo di strapparci tutti. Una volta mi è successo e veramente sono stata malissimo. Ho deciso di fare una rovesciata, non so il perché, non chiedetemelo, e mi è venuto veramente un dolore pazzesco alla schiena. Quindi mi raccomando, tutti voi che vi allenate a casa, prima bisogna riscaldarci. È da una settimana e mezza che tutte le mattine mi sveglio e mi alleno. Strano ma vero, non ci crederete mai, ma raga, veramente mi sto allenando. Comunque, bando alle ciance, iniziamo ad allenarci. Iniziamo a fare un po' di stretching. Partiamo dal collo. Questo allenamento ce lo faceva fare anche la nostra professoressa di educazione fisica alle superiori. E infatti me lo ricordo perfettamente. Ogni posizione comunque la dobbiamo mantenere per 30 secondi. Dobbiamo riscaldare veramente tutte le parti del corpo. Iniziamo con le braccia. Portiamo il braccio dall'altra parte e cerchiamo di spingere indietro. Questo comunque, raga, è un allenamento da principiante, anche perché mi sto allenando da poco e non voglio esagerare prima che poi mi vengano dolori. Deve essere una cosa graduale. Poi prendiamo il braccio, lo portiamo un po' dietro e cerchiamo di spingere così. Adesso stendiamo le mani verso l'alto e cerchiamo di allungarci, come se dovessimo prendere tipo una corda. Cambiamo esercizio. Spingiamo indietro le braccia così. Già sento che tira tantissimo. Giriamo col busto due volte. Uno, due, uno, uno, due, uno. Cerchiamo di toccare il pavimento. Se non riuscite, non sforzate troppo oppure aprite un po' più le gambe. Cambio. Ok, adesso andiamo fuori a saltare la corda. Quello è l'ultimo esercizio di riscaldamento che facciamo. Poi iniziamo ad allenare i glutei e gli addominali, che è la cosa proprio che voglio perfezionare, anche perché sento le chiappe che sono molli, gli addominali ormai sono scomparsi, o la panzetta, quindi andiamo subito a saltare la corda. Questa corda è molle molle, l'ho presa in prestito perché la mia non la trovo più, infatti mi sa che la devo ordinare. Papà si è messo a fare le foto, raga. Io mi stavo allenando. Vabbè. Papi, sai che sei nel nostro video? Saluta i nostri amici. Ti vedono. Sei di spalle, guarda, dietro. Non ci credo. Io mi stavo allenando. No, un attimo, faccio due foto e poi me ne vado via. Inizio a fare i salti, quelli a piedi uniti. Non fate caso a mio padre. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. A me, 10. Tra l'altro, raga, questa... No, cioè, ma veramente... Si vede che siamo in quarantena. Papà fa fare le foto, la vicina che taglia l'erba. Adesso iniziamo a fare i salti incrociati. Il problema è che questa corda è troppo fine, troppo leggera, quindi non so nemmeno se riesco. Cioè, di solito con l'altra corda che utilizzavo per ginnastica ritmica riuscivo addirittura a fare due giri in un salto. Finito il nostro riscaldamento, adesso entriamo a fare i veri e propri esercizi. Adesso, visto che io non ho i pesi, cioè, o meglio, mio padre ce li ha, solo che pesano troppo, ho deciso di prendere due bottiglie da un litro e mezzo l'una e iniziamo a fare gli affondi. Uno. Questa gamba deve essere a 90 gradi. Mamma, guarda, impara, eh. Oh, madonna, non riesco ad alzare. Dobbiamo fare tre serie da
15. Questo è proprio da principianti, cioè quello che sono io. Adesso facciamo gli squat, perché principalmente voglio allenare l'addome e i glutei. Iniziamo. Le suole devono essere allineate con le ginocchia quando si scende, quindi non bisogna andare troppo in giù e bisogna contrarre tanto i glutei. Facciamo 3 serie da 15. Con gli squat ci siamo. Adesso passiamo al prossimo esercizio. Facciamo sempre gli squat, ma sono gli squat jump. Quindi scendiamo in squat, poi diamo la spinta e saltiamo. 2, bello questo. 3, senza testa ancora. Altre 30 volte, quindi altre 2 serie da 15. Mi raccomando, voi fatelo, io adesso lo faccio, solo che non è che posso fare veramente tutti gli esercizi, perché sennò questo video durerebbe almeno un'ora. Adesso facciamo gli slanci della gamba dietro, tenendola dritta. Questi servono per i glutei. 1, 2, 3, 4. Bisogna contrarre bene il muscolo. 30. Passiamo alla gamba sinistra. 30. Fa male tutto. Adesso facciamo gli stessi slanci, ma con la gamba piegata. Cambio gamba. 30. Ce l'ho fatta. Adesso ho fatto 2 serie da 15. Voi comunque fate anche la terza a casa, se siete dei principianti, perché sennò potete farne anche molti di più. Cambiamo esercizio. Questo è uno dei miei esercizi preferiti, sempre per i glutei. E facciamo sempre 3 serie da 15. Ne ho fatti 30. Voi mi raccomando, fatene 3 di serie. Facciamo sempre gli stessi che abbiamo fatto prima, ma al posto di farli in su, li facciamo lateralmente, così. 3, 4. Trenta. Cambiamo gamba. Questi sono difficilissimi, cioè mi fa veramente male tutto, ma già ai primi 12 sentivo il dolore. Facciamo l'ultimo esercizio dei glutei. Mettiamo una gamba incrociata sopra, non così, ma così, e alziamo i glutei. 1, è difficile, 2, 3. Cambiamo gamba. Con i glutei abbiamo finito. Adesso riposo un attimo e poi passiamo agli addominali. È arrivato il momento degli addominali. Facciamo gli addominali in 3 tempi. Sempre 3 serie da 15.
ci facevano mettere così anche a ginnastica. Adesso facciamo gli addominali normali. Prima li abbiamo fatti in tre tempi e adesso li facciamo normali. Sempre tre serie da 15. Adesso facciamo gli addominali bicicletta. Spacchie. Adesso io direi di fare l'ultimo esercizio, poi per oggi basta, prima che domani più che altro mi sveglio con dei dolori pazzeschi. Gambe dritte, che mi fanno malissimo tra l'altro, mani qua sotto i glutei e portiamoli giù, contraendo la pancia. Tre serie da 15. Visto che mi fa male tutto, adesso riposo un attimo, poi gli altri li faccio da sola. Voi mi raccomando, fate sempre 3 serie da 15 se siete dei principianti. Per oggi il mio allenamento è finito. Sono distrutta e non sto scherzando, mi fa male tutto, ma sicuramente ho dolori perché gli esercizi li ho fatti bene, spero. Comunque, se avete dei consigli da darmi, commentate qua sotto. Se avete altri esercizi da consigliarmi, scrivetemelo, perché c'è sempre tempo per imparare, quindi magari un giorno diventerò veramente una vera e propria ginnasta. Cliccate like se vi è piaciuto questo video, seguitemi su tutti i social e ciao, amori! Mua.